Che succede qua dentro? Che succede? Che ho muffa dappertutto, anche con l'armadio aperto c'è puzza di muffa dappertutto. Io dormo con le finestre aperte dalla mattina alla sera all'altra mattina perché tengo sempre verto tranne quando, quando piove. Però io vivere così non posso più. E diamo pienamente ragione a Egle Bodo, la nostra telespettatrice, che ha deciso di rivolgersi a Rete Vereta. Lei è una delle inquiline delle case Hatter che si è trovata aumentato l'affitto. Siamo in via Scalabrini a due passi dal centro di Bassano, affitto, dicevamo, alle stelle in cambio di un'abitazione che possiamo definire disastrosa. Perché guardate che roba! Muffa ovunque, in cucina, in camera da letto. Da da Un odore di umidità tremendo, chi scrive può testimoniarlo. Lei si è rivolta al comune proprietario dello stabile, ma le è stato risposto che io dovrei fare, fare, fare i lavori a spese mie e io purtroppo non ci sto, a parte che non ho i soldi per fare questo, ma neanche lo stesso, insomma, neanche i zingari vivono su una casa così. Lei vive in questa situazione e adesso le è arrivata anche la sorpresa dell'aumento dell'affitto che è praticamente triplicato. Sì, è aumentato l'affitto, però insomma su una casa così mi rifiuto anche. Si, non ha senso, le aumentano l'affitto perché adesso il compagno vive da lei. Esatto. Eh, però la situazione non cambia perché la casa è un disastro. Esatto. La casa è un disastro e io avendo avuto già la broncopneumonite cinque anni fa sono stata ricoverata un, mezzo, un mese e mezzo in ospedale e mi hanno tassativamente detto che non posso vivere in mezzo alla muffa e io purtroppo è da marzo che continuo ad abitare qua. A questo punto si spera che eh, magari attraverso un appello lanciato attraverso le nostre telecamere si riesca, si riesca a raggiungere qualcosa, io uno scopo? Spero. Io lo spero di vero cuore perché non ne posso proprio più. Se loro aspettano che io muoia, io non voglio morire a 61 anni perché no, non ho una casa decente.